Rassegna stampa di oggi 18 gennaio 2018, questa è la prima edizione, cari amici. Iniziamo subito con la lettura degli articoli di stamattina. De Benedetti al vetriolo, dice commissione d'inchiesta boomerang per Renzi. Scalfari, un anziano ingrato cui ha dato miliardi. A 8:30 l'ingegnere ha parlato della telefonata in cui il 16 gennaio 2015 diceva al suo broker compra le azioni, ho parlato con Renzi, la riforma delle popolari passa. Veleno sul fondatore della Repubblica, non è più in grado di sostenere domande e risposte. Agrigento, maxi inchiesta su Girgenti Acque, indagato anche il padre di Alfano. C'è anche il nome del genitore del ministro degli esteri, tra i 73 avvisi di proroga delle indagini notificati dall'ufficio giudiziario siciliano. Si tratta di una maxi inchiesta che ipotizza un'associazione a delinquere legata anche ad assunzioni e nella società che gestisce il servizio idrico e fognario in molti comuni della provincia della Città dei Templi. Parlamentari e Movimento 5 Stelle, chiuso il voto online, i risultati saranno annunciati domenica, l'annuncio in un post sul blog di Beppe Grillo in cui si spiega anche che i risultati saranno comunicati a Pescara il 21 gennaio, dove è in agenda un evento dei pentastellati. Nel frattempo, spiega sempre il blog, i risultati delle votazioni sono stati affidati a due notai. Missione in Niger, la Camera dà l'ok, Forza Italia e Fratelli d'Italia votano a favore, contrario Lega e il Movimento 5 Stelle. Interessi neocoloniali rischiosi per l'Italia, dicono. Nel paese del Sahel verranno inviati 470 militari. Il governo ha annunciato che non sarà una missione combat ma di controllo dei confini, come il pattugliamento della zona al confine con la Libia, bloccando i trafficanti che cercano di raggiungere il paese nordafricano. Ma non mancano i dubbi circa i vantaggi che la Francia ricaverebbe dall'apporto italiano. Il provvedimento prevede anche la conferma delle attività in Afghanistan, Libano, Balcani, Somalia e l'appoggio alle missioni NATO in Lettonia e Turchia. A Emilia lo storico Ciccone in aula dice autorità dissero che la mafia non c'era e la gente purtroppo si è tranquillizzata. I giudici, prima di iniziare le arringhe, hanno sentito tre testimoni per parlare del ruolo della politica e delle responsabilità delle istituzioni. Prima del professore hanno parlato anche l'ex direttore dell'ufficio delle entrate, Potito Scalzulli, e l'ex assessore alla coesione sociale, Franco Corradini. Cari amici, con questo è tutto. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta OGTV. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Un buon proseguimento con i programmi.